esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco alle caviglie. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Affondi frontali. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena. Quando sollevi la gamba, il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. Via! Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Prossimo esercizio. Jumping jack. Via! Se
Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio, per evitare errori mantieni l'addome ben contratto. Prossimo esercizio, affondi i laterali con salto. Via! Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Prossimo esercizio. Doppio saltello più rotazione della gamba. Via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio. Corsa skip con torsione. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Evita impatti violenti con il pavimento per non provocare trauma alle articolazioni. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. Via! Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Prossimo esercizio. Jumping jack. Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Prossimo esercizio. Affondi i laterali con salto. Via! Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Prossimo esercizio. Doppio saltello più rotazione della gamba. Via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte.
prossimo esercizio. Corsa skip contorsione. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Evita impatti violenti con il pavimento per non provocare trauma alle articolazioni. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Frog squat con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop. Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio. Pugno alto, più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio. Passo posteriore più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Prossimo esercizio. Affondo posteriore più calcio frontale. Via! Se non ce la fai, esegui solo l'affondo posteriore. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino.
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. 5. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. 5. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 6. Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno alto. Via! Se non ce la fai, non saltare. 6. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 7. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui il crunch laterale completo in piedi. 5. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 6. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più pugno alto. Via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Prossimo esercizio. Sumo squat più distensioni sopra la testa. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe.
non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi i posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due,
1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più passo laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondo laterale più ginocchiata. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba quando risali. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stacco ad una gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il tallone. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. 3, 2, 1, non piegare le braccia durante i salti.
prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch incrociato con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, power jack. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Stop! Prossimo esercizio, sumo squat più crunch laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 5. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jackknife. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia i talloni a terra quando distendi le gambe. Non piegare il collo, per riuscirci guarda un punto avanti a te.
Fai attenzione a tenere sempre gli addominali ben contratti. La schiena deve formare una C. Non darti la spinta con le braccia, così potrai massimizzare l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Sforbiciate verticali. Via. Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Non dondolare durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Distensioni gambe alternate. Via. Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, roll up. Via. Se non ce la fai, tieni le braccia distese lungo il corpo e le mani a terra. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. Non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Non sollevare i piedi durante l'esercizio. Stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. 3, 2, 1, via. Fai attenzione a non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via. Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching abduttori. Via. Non ruotare le spalle. Per aiutarti, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!
Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Fai attenzione a non piegare le braccia durante tutta la sequenza. E segui tutti i movimenti lentamente, in modo da evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. 5, 4, 3, 2, 1, stop!